Alex Schwarzer squalificato? Bestemmia al GF, ora rischia tutto. Nel microcosmo del Grande Fratello, dove ogni parola e gesto sono sotto la lente d'ingrandimento, un passo falso può avere conseguenze inaspettate. Questo è ciò che è accaduto ad Alex Schwarzer, l'atleta olimpico che ha trovato nella casa del GF un palcoscenico per condividere la sua storia e la sua passione per lo sport. Tuttavia, un incidente durante l'allenamento ha portato a un episodio che potrebbe costargli caro. Durante un momento di tensione, mentre si allenava sul tapis roulant a una velocità di 18 km all'ora, Alex ha perso l'equilibrio e, per evitare una caduta che avrebbe potuto avere serie conseguenze, ha lasciato sfuggire due bestemmie. Un atto riflessivo e umano, certo, ma che nel contesto del Grande Fratello assume un peso diverso, data la natura pubblica e il regolamento del reality show che vieta espressamente questo tipo di espressioni. La confessione di Schwarzer è arrivata spontaneamente in un dialogo con i coinquilini Giampiero Mughini e Fiordaliso, dove ha ammesso il suo scivolone linguistico e si è scusato per l'accaduto. Questa ammissione di vulnerabilità da parte di un campione olimpico dimostra quanto possa essere difficile mantenere il controllo in situazioni di stress, anche per un atleta abituato a gestire la pressione. Il regolamento del Grande Fratello è chiaro e non fa eccezioni per nessuno, indipendentemente dalla fama o dal contributo al programma. La bestemmia è un motivo di squalifica immediata e ora si attende di vedere quali saranno le conseguenze per Schwarzer. La sua permanenza nella casa è a rischio e il pubblico è in attesa di scoprire quale sarà la decisione della produzione. Questo episodio solleva interrogativi più ampi sulla natura del reality show e sulle aspettative che abbiamo nei confronti dei suoi partecipanti. È giusto aspettarsi che essi siano sempre perfetti e in controllo, o dobbiamo accettare che, come tutti, anche loro possano avere momenti di debolezza? Alex Schwarzer è entrato nella casa del Grande Fratello con l'obiettivo di mostrare la sua determinazione e la sua preparazione per le prossime sfide sportive, ma si è trovato a fronteggiare un tipo di sfida molto diverso. La sua esperienza nel reality show è diventata un esempio di come la pressione e l'intensità di queste competizioni possano influenzare profondamente il comportamento umano, anche in un atleta di livello mondiale.